gloria a Dio. Evangelo di Luca, capitolo 7, dal verso 11. Gloria a Gesù. Il nome del Signore sia lodato. Poco dopo egli si avviò verso una città chiamata Nain, e i suoi discepoli e una gran folla andavano con lui. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava alla sepoltura un morto, figlio unico di una madre che era vedova, e molta gente della città era con lei. Il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: non piangere. E avvicinatosi toccò la bara, e i portatori si fermarono, ed egli disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si alzò e si mise seduto e cominciò a parlare, e Gesù lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: un gran profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. E questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutto il paese intorno. Amen. Accomodatevi. Possa il Signore continuare a visitare il suo popolo, come abbiamo letto nel verso che abbiamo citato adesso, il verso 16. Questi glorificavano il Signore dicendo: un profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. E io penso che il Signore vuole sempre visitare il suo popolo. Siamo tante volte noi a chiudere la porta alla visita di Dio, ma Dio è sempre pronto a visitare il suo popolo. Quello che ha toccato questa mattina lo sguardo e la mia attenzione per predicare in questo giorno lo troviamo al verso 13, dove dice: non piangere. Non piangere, questa è la parola di Gesù, la voce di Gesù che dice a questa vedova: non piangere. E io voglio parlarvi proprio di questo pianto. Intanto abbiamo letto che Gesù con tutti i suoi discepoli si avviò per andare in una città chiamata Nain. Significa pascoli verdi, bellezza. Molto probabilmente e questo nome è legato al suo territorio di bellezza, del verde che forse c'era in quel territorio. E questa è l'unica volta in cui Gesù va in questa città, è menzionata anche nella Bibbia. Nain si trova a circa 10 km da Nazareth, è lì che Gesù poi si sposta da una zona all'altra per andare in questo, diciamo, villaggio, in questo paese, per fare questo miracolo. Si tratta anche della stessa zona, molto tempo prima ci andò Eliseo in questa zona e risuscitò il figlio della Sunamita, se vi ricordate, e dopo tanti anni si ripete la scena e si ripete invece con Cristo Gesù. È il primo miracolo di risurrezione che fa il Maestro, ne farà tre, e questo è il primo che fa. Tutto avvenne però subito dopo aver guarito, dice qui, il servitore di un centurione romano. Se voi avete visto al capitolo 7, c'è proprio la chiamata di questo centurione per andare a guarire questo servo. E mentre va lì, sappiamo la storia, quello che succede, dice: è inutile che vieni nella mia casa, tu lo sai che io non sono degno di ospitarti, anche perché sono un romano, un gentile, quindi io non sono degno, ma tu basta che dici una parola e tutto sarà fatto. E Gesù rimane spiazzato da questa frase, rimane un po' stupefatto di questa parola, perché era una frase che dimostrava una grande fede nel Signore. Ma dopo aver guarito a distanza questo servitore, dice qui, poco dopo egli si
avviò verso una città subito dopo. Quindi Gesù non perde tempo, sa che c'è un altro bisogno, un'altra necessità, non è stato chiamato da questa donna, nessuno è andato a chiamarlo che stava male, il figlio di questa vedova, non ci dice niente di tutto questo, però il Signore non perde tempo, infatti sa, lui sa che c'è una donna che sta piangendo grandemente ed è disperata, distrutta di questa situazione che sta vivendo. Il pianto di questa donna, commuove e ci fa pena perché è arrivato di nuovo un'altra situazione che già aveva avuto prima, tanti anni prima, la vedova, aveva avuto solo un figlio, quindi molto probabilmente era vedova da giovane, anche perché poi Gesù ci dice che questo che era morto, questo figlio, era un ragazzo, quindi molto probabilmente era morto da poco il marito, forse da qualche anno, non sappiamo niente di tutto questo, però ci fa comprendere bene la situazione che c'era in questa donna, vedova, e che aveva perso il figlio, e piange, in un modo naturale questo, piangere per la morte. Però, ho detto, fa pena al Signore, ma fa pena anche a tutti noi. Sembra che la vita ce l'abbia con lei, sembra che tutto gli va contro questa donna. Era una vedova, ho detto, dunque aveva pianto tanto sicuramente per la morte del marito. Non era questa la prima sua perdita, ho detto, ma suo marito, il sostegno della casa, venne a mancare prima, è stato rapito dalla morte. Ma adesso la morte si prende l'altro, l'unico figlio, l'altro sostegno, non solo morale, emotivo, anche la compagnia che ci aveva, la speranza di questo figlio che potesse aiutarla anche quando sarebbe stata vecchia. Quindi pensate un po', non c'era la pensione allora di accompagnamento di vecchiaia, non c'era niente, quindi i figli erano un'eredità in tutto in questo. E quindi pensate a questa donna, un figlio unico che aveva, ed ecco, anche quello gli viene tolto dalla morte. Disperata. L'unica cosa che può fare è piangere. Normale? Forse qualcuno in questa mattina è venuto con un pianto per tante altre cose, io non lo so com'è la tua vita, la tua situazione. Ci sono di quelli che piangono per le difficoltà, per i problemi familiari, ci sono di quelli che piangono per il matrimonio, per i figli, eccetera. E questa donna sta piangendo per dei dolori che ha nella propria vita, e sicuramente forse tu tante volte stai piangendo anche per qualche altra cosa che hai, che forse è diversa, ma sono sempre dolori che portano al pianto. Forse il tuo pianto è causato dal tuo figlio, o per la solitudine, o per la situazione tragica economica, io non so di tutto questo, eccetera, ma oggi ascolterai una parola per te da parte del Signore che ti dice: non piangere. Bello sentire questa frase, e non da una folla, ma sentirla da un uomo speciale che è il Signore. E il pianto è qualcosa che parla più di tante parole. Il pianto, le lacrime, è un linguaggio universale, non ha bisogno di una traduzione, di interprete, non ha bisogno di spiegazione. Il pianto lo capiscono tutti, il pianto è qualche cosa che dimostra realmente quello che succede nella nostra vita, più di tante parole messe insieme. Questa donna è solo questo quello che fa, ma è il pianto che porta anche ad attirare lo sguardo di Dio. Quindi è il pianto del dolore, e io in questa mattina voglio farvi notare come reagisce Gesù di fronte a questo pianto. Prima di tutto, oggi Gesù è qui per dirti, come ha detto a questa vedova: io ho visto il tuo dolore. Forse voi gli direte: ma non l'ha detto a questa donna? Ma il verso ce lo fa comprendere molto chiaro. Il verso 13 dice che quando fu vicino, il Signore vedutala. Gesù stava vedendo il pianto
veduto. Lo sguardo del Signore va proprio da quella donna, quel pianto, quelle lacrime. Ho detto, non ha pregato questa donna, non ha fatto un invito questa donna, non ha chiesto un aiuto al Signore questa donna, non ha fatto tutto questo, ma sicuramente il Signore ha guardato le sue lacrime da lontano. Il Signore che vede ogni cosa di ciascuno di noi, anche quando gli altri non ci vedono, anche quando noi pensiamo che non c'è nessuno che ci guarda, io penso sempre che lo sguardo del Signore è su ciascuno di noi. E anche quando siamo chiusi nella nostra cameretta, e anche lì nella nostra cameretta siamo lì piegati davanti al Signore, in ginocchio, forse buttati per terra a piangere, e forse noi pensiamo che nessuno ormai ci vede, ci conosce, pensa un pochettino anche da lontano, ma lontano non è. Cristo Gesù vede le nostre lacrime, vede il nostro pianto, e anche quando non riusciamo a dire: Signore, vieni in aiuto alla mia situazione, il Signore si parte da una zona per venire nella nostra zona, per venire dove siamo noi, per aiutarci, perché ha visto le nostre lacrime, ha visto quello che sta succedendo nel nostro cuore. Gesù non è distratto o indaffarato a tante problematiche che oggi ci sono sì nel mondo, ma il suo sguardo è sempre su ciascuno di noi. Noi siamo preziosi per il Signore, amen. Tu sei prezioso per il Signore, e ecco che il suo sguardo è su di noi. Egli vede ogni lacrima che riga il tuo e il mio viso, egli vede il nostro dolore, egli conosce la nostra situazione. Bella questa esclamazione che dice qui lo scrittore: il Signore vedutala, e il Signore ti vede. Gloria a Dio. Tu stai dicendo: nessuno vede niente di me, tutti sono distratti, forse nessuno ci pensa a me, e forse tu anche come questa donna sei immersa in una folla e stai piangendo per il tuo dolore, per le tue sofferenze, che siano sofferenze fisiche, emotive, familiari, è una sofferenza, ma Dio vede, Dio conosce, Dio sa. Oh, di quella donna non ci fu detto una richiesta, non ci fu una preghiera, non ci fu una chiamata, ma le sue lacrime erano una richiesta, il suo pianto era un grido di un'anima bisognosa, angosciata dalla vita, tribolata dalla situazione. Non solo ha perso il marito, e questo voleva dire tanto, ma poi ha perso anche l'unico figlio che aveva, quindi ricade in un dolore profondo, non solo per la perdita, ma anche per quello che deve affrontare il suo futuro. C'è una grande disperazione in questa donna, non solo per la solitudine, non solo per la mancanza, non solo perché gli viene tolto pure un figlio, l'unico figlio, non ce n'aveva due o tre, non ce n'aveva dieci, l'unico figlio che ci aveva, gli viene tolto. Sembra una donna molto tribolata, e oggi diremmo: sembra che la vita ce l'abbia con lei. Gesù sta vedendo ormai da tanto tempo anche le tue lacrime, e forse questa donna, questa vedova già stava piangendo da tanto tempo il proprio marito, forse che non sa quante volte aveva già pianto per il marito, ma ora si ritrova ancora di più a ripiangere per il figlio. Quando non escono le parole, le nostre lacrime attirano lo sguardo di Dio, attirano gli occhi del Signore, come li ha visto in questa vedova. Egli è qui questa mattina e sta vedendo il tuo e il mio dolore, sta vedendo le nostre lacrime, sta vedendo il nostro bisogno, le nostre necessità. Gloria a Dio, perché il Signore gli dice: non piangere, come se Gesù avesse detto: basta, non devi più piangere. Guardate la frase del Signore: veduta lei ebbe pietà di lei e disse: non piangere. Eh sì, ma è facile che qualcuno ti dica non piangere, ma la parola di Gesù è una parola diversa, viene da Lui, è come se Lui dicesse: basta, non devi più piangere, hai pianto abbastanza, il tempo del tuo pianto è finito. È come se Gesù dicesse: basta, ormai la tua vita sta per cambiare.
non piangere. Se me lo dice un fratello o una sorella, posso capire che vuole stare vicino a fianco a me per consolarmi, ma se lo dice il Signore vuol dire che c'è un piano per tutti noi. Non so, un'altra considerazione da condividere su questo pianto è che Gesù è qui per dirti non piangere, non solo perché vede le tue lacrime, ma anche per dirti in questa mattina che il Signore ha pietà del tuo dolore. Il verso 3 abbiamo letto che dice ebbe pietà. Guardate un po', la parola usata per pietà viene anche tradotta alcune volte con compassione, quindi Gesù come se avesse compassione per la donna che piangeva, ma anche questo sinonimo, sia pietà e sia compassione, non è proprio esatto, perché l'origine indica qualche cosa di più che Gesù ebbe nella sua vita quando vide quella donna piangere. Sì, il sinonimo qui viene tradotto per la nostra lingua, pietà, compassione, ma non è proprio esatto detto, perché l'originale dice qualche cosa, ho detto di più. Infatti c'è un'altra versione biblica che dice di questo verso che quando Gesù la vide il suo cuore si spezzò dall'idea ancora più profondo di quello che è successo nella vita di Gesù quando vide quella donna piangere, addolorata, triste, disperata, angosciata. Il suo cuore si spezzò, letteralmente stette male per lei. Infatti l'originale dice che si commosse così tanto nelle viscere che pianse. Questo indica l'originale. Il suo cuore si spezzò a due per quella donna. La sua pietà lo porta a piangere con chi piange. La sua compassione lo porta a soffrire con chi soffre, per chi è nel dolore. Mi spiego, quando Gesù andò anche a visitare Marta e Maria per risuscitare Lazzaro, dice la scrittura che anche lì Gesù pianse, e anche lì indica la stessa cosa, un dolore forte, ma quella volta non pianse come qualcuno pensa per Lazzaro, non pianse per il morto, perché Gesù stava andando a risuscitare Lazzaro. Ma quando vide la folla, quando vide Marta, quando vide Maria nel dolore, nella sofferenza, anche lui pianse per loro. Il Signore sa il dolore, il Signore si vede la nostra situazione, si immedesima nel tuo e nel mio dolore. E guardate che il nostro pianto fa commuovere Dio. Signore, grazie perché tu vedi il nostro dolore, ma tu piangi insieme a noi, tu sei addolorato quando c'è un dolore nella nostra vita. Gesù non è passivo alle nostre sofferenze. A volte noi pensiamo che il Signore dal cielo ci guarda e ci dice vabbè, sta piangendo, adesso vediamo se lo aiuto. No, non è quello che fa il Signore. Il Signore vede il nostro dolore e anche lui piange per noi, per quello che sta succedendo alla vita di tutti noi. Il Signore è vicino a noi con il suo dolore. Alleluia. Il Signore sa, conosce e vuole risolvere i nostri problemi perché sa che cosa sta succedendo nella vita di ciascuno di noi. Il Signore vede quello che c'è nel tuo cuore. La sofferenza, ho detto, forse matrimoniale, la sofferenza familiare, la sofferenza economica, eccetera, eccetera, emotiva, per altre situazioni. Gesù soffre insieme al tuo dolore. Sapete come spiego questa cosa io? La spiego come il dolore dei figli sono il dolore, le lacrime dei genitori. Quando, chi è genitore lo sa, quando i figli soffrono, quando i figli piangono per un dolore, anche i genitori piangono e soffrono alla stessa maniera. È vero, no? È così, vedere i nostri figli che soffrono per qualche cosa ci fa soffrire anche a noi. Beh, il Signore
guarda le tue lacrime e soffre, soffre, piange insieme a noi. Tante volte ho pianto e ho pianto per i miei figli, ma loro non hanno visto il mio pianto, però ho pianto, ho sofferto per loro. E chi lo sa quante volte il Signore dal cielo ha visto la nostra sofferenza, ha pianto per noi. Forse noi abbiamo detto: ma il Signore non vede le mie lacrime. Dio vede ogni cosa e Dio soffre insieme a te, soffre il tuo problema, la tua situazione. Dio si commuove e si addolora per i nostri dolori. E infine Gesù è qui anche per dirti: non piangere, perché Lui è la vita e il cambiamento. Infatti il Signore farà qualcosa di speciale per questa donna piena di sofferenza. Non solo gli disse non piangere, quindi cerca di incoraggiare, ma il Signore fa qualcosa. Il Signore fa qualcosa per questa donna. Il Signore cambia la situazione di questa donna. La parola usata per lei è qualcosa di speciale. Non piangere, perché io adesso farò qualcosa per te. E io credo che il Signore vuole fare qualcosa per ciascuno di noi. Io non so, detto, qual è il nostro, ognuno c'ha il proprio problema in questa mattina, ognuno c'ha le proprie lacrime in questa mattina, però il Signore conosce ogni lacrima che c'è nella nostra vita, il pianto. E abbiamo letto che tanta gente era con lei, ma per quanto potesse essere numerosa quella folla, nessuno gli poteva dare una mano, un aiuto vero. Sì, essi potevano dare soltanto così una parola di incoraggiamento, ma non potevano aiutarla nella soluzione vera del problema. Penso che in mezzo a quella folla si sentiva questa donna ancora più sola. Pensava non solo al suo figlio che non c'era più, non solo al suo marito che non c'era più. Sì, c'erano tante persone, ma pensava alla sua solitudine del futuro. C'era una folla intorno a sé, ma cosa poteva fare questa folla per questa donna? Questo corteo, che cosa poteva fare per questa donna? Niente. Il conforto, l'aiuto, la forza, l'incoraggiamento viene solo dalla sua parola. E gloria a Dio, perché in quella folla, ecco che arriva un'altra folla, ecco che arriva Cristo Gesù con una parola. E io ringrazio il Signore per la sua parola. Ringrazio il Signore perché la sua parola è quella che incoraggia la vita di ciascuno di noi. Quante volte ci siamo trovati in alcune situazioni particolari, siamo venuti in chiesa con le nostre lacrime, forse come in questa mattina sei venuto tu in chiesa con le tue lacrime. Gloria a Dio, perché poi è arrivata la parola del Signore e ha consolato il tuo e il mio cuore. Amen. Siamo qui perché c'è una parola per tutti noi. Non piangere, benedetta parola del Signore. Sapete, io non posso immaginare un culto senza la parola del Signore. Dove c'è una riunione senza la parola del Signore non è una riunione. Dove c'è un culto senza la parola del Signore non è un culto. No, perché la gente, noi, tutti quanti, abbiamo bisogno della parola di Dio. Gloria a Dio per i cantici, gloria a Dio per le testimonianze, gloria a Dio per ogni cosa. Ma la cosa importante nel nostro culto è e rimane la parola del Signore. Chi è che asciuga le nostre lacrime? Chi è che dà il conforto al nostro cuore? Chi è che ci incoraggia nei momenti particolari? La parola del Signore. Io ricordo l'anno scorso andai ad una riunione, cosiddetta riunione speciale, un concerto delle nostre chiese. Andai per ascoltare, per vedere. C'era tanta gente, ma c'erano tanti credenti, c'era qualcuno che cantava bene, bei cantici, ma alla fine, con tutti quei cantici, il mio cuore, come sono entrato, se n'è andato, perché il culto nostro, la cosa principale, se vogliamo dare una risposta alle persone, non sono i cantici. Gloria a Dio per le testimonianze, è anche buono sentire, edifica, ma la cosa principale rimane sempre la parola del Signore. Immaginate, Gesù arrivava davanti a quel corteo e se ne andava.
cantici. Arrivava lì e cantava, glorificava il suo Dio e basta, senza fare niente. Quella donna aveva bisogno di più di un cantico, quella donna aveva bisogno di più di qualche cosa, aveva bisogno di una parola che potesse arrivare al cuore di quella donna, aveva bisogno di qualcosa che potesse cambiare la sua esistenza. E soltanto la presenza di Cristo con la sua parola può cambiare ogni cosa. Amen. Può cambiare ogni cosa. E quel giorno qualcosa di diverso stava per affacciarsi alla vita di quella vedova, di quel pianto che c'era. Gesù stava andando verso quella donna. Immaginiamo un po' per un attimo quello che succede alla porta di questa città, perché tutto viene fatto alla porta di quella città. Un corteo che esce, un corteo che entra, e tutte e due che si incontrano alla porta di questa città. Un corteo che piange, un corteo che è allegro e che ci gioia, perché davanti a questo corteo c'è il Figlio di Dio, c'è la vita in persona. All'altro corteo, mi dispiace, c'è soltanto un morto che va avanti. Non porta gioia, non porta tristezza, non porta amore, non porta vita, porta tristezza, porta dolore. Ma questo corteo è lì, e gloria a Dio, perché c'è un incontro, una scelta precisa, un tempo preciso anche da parte del Signore. E io penso che il Signore sa i tempi quando deve venire verso ciascuno di noi, il tempo delle nostre lacrime. Uno esce dalla città, l'altro entra nella città. Un corteo è pieno di tristezza, perché sta portando dentro un ragazzo morto, l'altro c'è gioia. Il corteo che esce segue la morte di un ragazzo, il corteo che entra segue la vita di Cristo. Ma ho detto, quando questi due cortei si incontrano succede qualcosa di straordinario, perché Gesù si incontra, e quando Gesù si incontra con le nostre lacrime succede qualcosa di straordinario. In questa mattina il Signore si vuole incontrare con te, si vuole incontrare con le tue lacrime. E la vita si incontra con la morte, la tristezza si incontra con la gioia, e non solo il dolore si incontra con la consolazione. La fine della vita si incontra con il principio della vita, e le cose cambiano proprio in quel momento. Questo corteo del pianto viene fermato prima che arrivasse alla sepoltura, perché lì davanti c'è Gesù che ferma ogni cosa. Gloria a Dio. Io penso che Gesù è qui in questa mattina che vuole fermare ogni cosa. Vuole fermare quelle lacrime di quella donna e anche le nostre. La gioia ferma la tristezza, la consolazione ferma il dolore. E posso andare avanti per dire tante altre cose che succedono. La speranza ferma la disperazione, la vita blocca la morte, Gesù blocca il pianto della vedova, e non solo, anche di quella folla che seguiva la vedova. E io penso che in questa mattina il Signore vuole fermare ciascuno di noi e vuole risolvere ogni problema. Il diavolo vuole seppellirti. Forse pure tu sei sulla brutta strada del cimitero per seppellire i tuoi sogni e le tue speranze. Per quella donna, ricordatevi che quel figlio era il suo sogno e la sua speranza, e il nemico cercava di distruggere quel sogno, ma gloria a Dio, perché alla porta di quella città arriva Cristo Gesù. E io credo che in questa mattina Gesù è già qui a questa porta, sì, per fermare le tue e le mie lacrime, per risolvere il tuo matrimonio, per aiutare la tua famiglia, per risolvere le tue finanze, per aiutarti nelle tue situazioni. Io credo che Gesù è qui per trasformare il dolore in gioia. Ci credi questa mattina? Abbassa il tuo capo insieme a me, chiudi i tuoi occhi. Fai sciarma. Alleluia, gloria al tuo nome.
Gesù ha fatto quello che poteva. Gesù ha fatto quello che poteva, ma lui poteva. Aveva il potere di risuscitare i morti e lo ha risuscitato. Cristo ha il potere di fare ogni cosa. Intanto la prima cosa che Gesù ti dice, perché ne ha visto, perché ha pietà, ha il cuore rotto per te, ti dice: non piangere. Parola di Cristo vale più di tutte le nostre parole. Non piangere, perché io sto per fare qualcosa. Io sono la vita, la resurrezione. Io sono ogni cosa, dice il Signore Gesù. Io posso cambiare, trasformare, far tornare in vita. Se il nemico ha stabilito di portare tuo figlio verso la morte, per seppellire ogni cosa, il tuo matrimonio, tuo marito, tua moglie, il Signore Gesù questa mattina si trova qui a Nain, in questa bellezza, per asciugare le mie lacrime e risolvere ogni problema. Lui ha il potere di cambiare ogni cosa. Egli riesce a trasformare la maledizione, cambiarla in benedizione. Perché tutti noi eravamo maledetti dal peccato, ma Dio ha trasformato quella maledizione in benedizione attraverso Cristo Gesù. Questa mattina Gesù è qui con noi. Questa mattina non c'è bisogno di fare una richiesta specifica. Dio ha già visto le tue lacrime, il tuo pianto, il tuo dolore. È già qui non perché tu lo hai chiamato, ma perché Lui ha già visto tutto nella tua vita. In questa mattina ti chiedo di continuare ad avere fiducia nel Signore. Colui che già ti ha detto non piangere, ti ha detto non piangere, te l'ha detto la sua parola, che è una consolazione, che incoraggia la nostra vita. E in questa mattina il Signore ha la potenza di dire a quelli che stanno portando la processione funebre della tua situazione, del tuo problema, che stanno portando a seppellire i tuoi sogni e le tue speranze, il Signore in questa mattina ha la potenza di dire: fermati, fermati. E io credo che il Signore vuole fermare ogni situazione. Non piangere. E avvicinatosi toccò la bara e i portatori si fermarono. Perché quando il Signore tocca, tutti si devono fermare alla sua presenza. Alleluia, gloria, gloria al tuo nome. Signore, tocca in questa parte.